saluta. Salve. Salve. Siamo... arriva uno con la moto. Occhio. Siamo esattamente fuori Gonzaga. Arcilaghi. Siamo in un posto che si chiama Arcilaghi, a Gonzaga, sotto Mantova. Sopra? Sopra. Sopra Mantova. Sì, credo. La geografia è relativa, non esiste un La geografia, io sono forte in geografia. No. Dalla provincia di Pesaro Urbino fino a Faenza. E basta. Lo dici tu? Sì, sì, sì. comunque, siamo in Lombardia, porco Giuda. Prima guardavo Maps mentre guidavo e vedevo... Lombardia. Vedevo un capello sulla mia lingua, porco. Vedevo Lombardia, ma come Lombardia? Siamo in Lombardia. È stato molto emozionante. La temperatura è scesa di 10 gradi tra l'Emilia Romagna e la Lombardia. E io ho teorizzato che in realtà i confini politici delle regioni sono stati tracciati in base al cambiamento del clima. C'era uno con la farina che seguiva il clima e così hanno tracciato i confini. Quel tizio si chiamava Lombardi, probabilmente, e ha chiamato Lombardia. Sì, sì, è andata proprio così. Barbero, spostati. Me l'ha detto un mio amico, si chiama Fulvio. Io mi fido Fulvio molto mi di fido. Lui. Comunque, siamo qui per vedere il Pagan Fest. C'è un lago, guarda che bellezza. Guardate che beltà. Che beltà d'opera. Che beltà di lago. Che beltà di lago. Di bacino idrico. Comunque, siamo qui per vedere il Pagan Fest. In cui suoneranno i Krampus, gli Ulvedar, i Vexillum. Vuoi vedere il biglietto? No, non c'è bisogno. Cos'è questo buon profumo? Il lago. Può essere. Arriva una voiture. Ci uccide se non ci spostiamo. Vabbè. Fa un caldo fottuto comunque. Sì. Anche io voglio andare con la macchina fino là, sti cazzi. Comodi loro. Certo. Falla piedi, stronzo. Capitalisti. Bah. E insomma, cazzarola, ma è figo, eh? Guarda che roba. Cioè, figo, è un lago. Sicuramente bagnato e fresco. Sì. Vabbè, io ho il feticcio per i laghi, qualunque lago per me è bello, quindi... Cioè, io... a me piace l'acqua. Non del mare, però. Non dell'Adriatico. Non dell'Adriatico, ovvio, perché so. Perché io lavoro in una fabbrica che scarica su un fiume, che scarica nell'Adriatico, quindi per questo che non mi piace. Bene. Come ti senti? Accaldata. Sei sudatissimo, guarda la tua fronte. Sì, mi sto squagliando. va bene. Niente, aggiorno a tra poco. Salute. Non hai raccontato non la raccontato storia del storia? Nostro amico del traffico. Allora, poco prima di prendere l'uscita Verona-Brennero, c'era sto ragazzino in una macchina che si girava ogni tanto, no? Mi guardava. Io tipo gli ho fatto accenno così, no? Sorrideva, mi ha risalutato. E cos'è che aveva fatto? Ha fatto un selfie. Ha tirato fuori la macchina fotografica per fare un selfie con noi. Si è fatto, non so quanto noi ci saremmo visti in quella foto, sinceramente, però... Però è stato carino. L'intenzione c'è stata. È stato molto simpatico. Grande. Che tipo? Sì, abbiamo un amico adesso. Adesso abbiamo un amico stradale, uno. Pensa un po'.
allora... fai le inquadrature meno... Così si fanno i vlog da sopra, no da sotto. Nessuno li faccio dal piano, vaffanculo. Va bene. Ma che cazzo vuoi si fanno? Cos'è una regola? No, è solo vedi? Che non se è... mi, fine. Se fine mi quadri da così può poche gare. Fine che del discorso. Mi stai uccidendo. No, allora, non è una regola, fine del discorso. È solo un consiglio. Io i consigli non li accetto. Da chi non è una regista affermata. Oh! Allora, abbiamo appena assistito ai all'esibizione live dei Vexillum. È stato troppo divertente. Sono fortissimi. Peccato non si possa ballare. Siamo proprio nel periodo sbagliato per una folk metal band. Sì. Perché certe cose veramente sono da ballare. Sì, dava troppo gusto stare davanti al palco a saltare tutti insieme, a fare hey, hey, hey. Sì, un hey. Bel po'. Ma forti, insomma. Molto simpatici. Vabbè, io non li avevo mai ascoltati, mea culpa, sono uno stronzo. Ma perché la scena folk italiana non l'ho mai seguita? Perché io sapevo che esistevano i Folkstone e i Furor Gallico. Ci non sono sapevo. Stati a Pagan. Sì. Non sapevo di altri gruppi. Sono uno stronzo per questo. Quindi. Bene. Posso fare un'osservazione superficiale? Falla. È pieno di gente figa questo festival. È vero, è pieno di figa. No, nel senso hai che hai detto questo. Gente figa. Ah. Cioè, che non ha lo stesso senso. No. Nel senso che sto vedendo gente truccata alla Vikings, con i capelli più belli del mondo. È ovvio. Tipo c'è il ragazzo seduto qua davanti che ha una chioma pazzesca. Quale? Questo biondo. Ah. Guarda che belli. Forse l'ho beccata. Non volevo fare una roba troppo apparisce. C'è anche questa ragazza riccia qua di fianco, è troppo bella. Quella. L'ho presa bene. Recensione dei capelli della gente del festival. Sì. Bene, bene. Tutto molto figo, tutto molto figo. È freschino, si sta bene. Si sta bene. Abbiamo sentito il... cos'era? Quello che abbiamo bevuto prima? Oddio, mi viene Vincis Grassi, ma i Vincis Grassi sono le lasagne? Ipocrasso? Ipocrasso? Non vedo, c'è la gente davanti. Comunque, la gente davanti. Siamo andati allo stand della roba da bere, no? Sì. E c'era sto ragazzo davanti che ci fa, assaggiate questo. Bevete questo. E noi, dai. Era uno che beveva, ha detto, bevete questo, bevete. Fanne due. È ancora lì. Sì, lui è tipo che sta lì appoggiato al banco, lui beve. E dice a tutti bevete sta roba. C'è sto ragazzo che ci ha fatto bere sta roba, mamma mia che squisito, buono. Un vino speziato al miele. Veramente buono. Buonissimo. Fantastico. Com'è che si chiama lui? Ombra Luna? Ombra Luna. Ombra Luna si chiama il tipo con lo stand. Così facciamo anche leggermente pubblicità. Dai, ha detto forte, che forte. Lui vorrebbe andare al Monte Lago, finora non c'è riuscito perché tanto e io, pandemia. E io spero che l'anno prossimo lui ci vada al Monte Lago, perché al Monte Lago c'è chi fa l'idromele, ma è imbarazzante, un vinello bianco. È proprio il tavernello col succo di mela dell'Eurospin. Quindi voglio che questo tizio ci vada. Perché sa fare il vino. Buono. Quindi, è figo anche lui. Sì, 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 molto. È vero, un bel ragazzo. Chi c'è? Wow, grande. Non so chi sia, però... Non ho idea. Va bene, figo. Quella lì è presentatrice. Dopo... Scherzo. La tipa che presenta le cose la dovrei intervistare. È figa anche lei, molto. Non perché è figa, perché è nella... nell'organizzazione. Io con figa non intendo attraente, intendo forte. Sì, sì. Scusa, ma da maschio a femmina cambiano queste cose. Figata. Accendete i fuochi di Mordor. No. Ok, figo, no. figo.
questa cosa è molto meta. Molto meta, perché ho fatto un'inquadratura di due tizie che si facevano il selfie. Non sarete mica già stanchi? No! Non sarete mica già stanchi? No! Allora, adesso ci sono gli Ulvedar, però ho fatto questa faccio questa parte di video per... Cos'è che hai detto? Che la parte più folcloristica dell'evento sono i veneti che bestemmiano. Ci sono... Uno è qui davanti, lui, ti giuro, tirano bestemmie a tutto spiano. È una cosa bellissima. A un certo punto un tavolo si è messo a bestemmiare a casa e loro hanno detto: voi non avete la patente per le bestemmie, voi non potete bestemmiare se non siete veneti. Bellissimo, adoro, molto bello. Stiamo... fai vedere il banchetto. Questo banchetto qua. Stiamo bevendo l'idromele di Ombra Luna, è fantastico. L'idromele è l'ippocrasso. È l'ippocrasso. Tu fai delle inquadrature terrificanti. È arte, terrificanti una sega, la mia è arte. Ombra Luna, non si vede un cazzo perché c'è una persona lì. Fa un idromele e un ippocrasso fantastici. L'ippocrasso mi è piaciuto di più, ma questo mi ha ubriacata. L'idromele a me è salito subito, all'istante, quindi... Fa il suo dovere. Fa il suo dovere, assolutamente. Perché tanto io mi ricordo nei fumetti della Marvel c'era Thor. Mi ricordo un volume, non mi ricordo la saga, in cui c'erano Captain America e Thor che andavano in un locale dopo una missione. E c'era Thor che diceva: ho bisogno di bere, ho bisogno di ubriacarmi. E quindi vanno in una tavola calda e Thor chiede un idromele. La barista non sa cosa dargli, perché a New York probabilmente non sanno cos'è un idromele. E Captain America gli fa: dagli un sidro di mela. Analcolico. Bellissimo. Comunque lui è fortissimo, Ombra Luna, prossimo anno forse sarà il Monte Lago, quindi andateci cazzo, Dio, non sono veneto, non posso bestemmiare. Sono sardo, potrei dire sardo. Gesù Cristo Mannale o Gesù Cristo, non me la ricordo. Mannale cosa vuol dire? Mannale è maiale grasso, il maiale grasso pronto per fare i salami. Cristo salame. Cristo maiale da sarcicce, te sto parlando di sensualità, mica di sarcicce, direbbe Cari. Comunque, Ulvedar, dov'è? È laggiù, non si vede. C'è una signora col pellicciotto. C'è una signora col pellicciotto, dov'è? Qua. Non la vedo. Qua. Beh, sì, ma non è... Non è una signora! Che bello, sembra un vlog da ubriaconi, bellissimo! Perché non siamo ubriaconi? Perché lo è! Bellissimo! Noi dobbiamo fare dopo 300 km! Grande!
Allora, abbiamo non visto il secondo concerto di Ulvedar, perché facevamo la fila per mangiare. Abbiamo visto due pezzi loro e poi siamo andati a fare la fila per mangiare e li abbiamo persi di vista. Era una fila molto lunga. Però erano forti, gli Ulvedar sono sempre forti. I Krampus meno. I Krampus io li ho visti affaticati. Secondo me se avessero suonato 2 ore fa sarebbero stati veramente, veramente molto più convincenti. Io credo. Poi è il mio parere, no? Non so. Non si sentivano bene le atmosfere, quindi già può essere un problema in più. Abbiamo intervistato un tot di gente per il documentario, sono stati tutti molto carini. Per il documentario, che è l'altro progetto. In realtà nessuno sa di questa cosa a parte gli intervistati. Oddio. Giuro. Non l'hai ancora detto, io ho detto a tutti. Io sto facendo un voto di pubblicità al documentario. Ok. Comunque. Sì. Adesso dovranno suonare i Duir, che sono l'ultima band, che io sinceramente non... Come gli ultimi? Penultimi? No. 5. Non ho visto il biglietto, non mi ricordo più. Non mi ricordo più la... Non mi ricordo più la scaletta. No, il biglietto ce l'abbiamo lasciato all'ingresso. Ah, è vero. Boh. Per quanto ne so io mancano i Duir, poi boh, non mi ricordo. Ok. Pensavo fossero 5. Io non mi ricordo più, devo ricontrollare. Tutto qui. Sì, io inizio a essere. Io non ce la faccio più a fare questi orari, veramente. Soprattutto non dopo aver bevuto vino rosso, vino bianco, birra. Consapevole di dover fare 3 ore di strada? C'è la nostra nuova amica che sta ballando. Ah, quella, sì, forte, mamma mia che tipo. Va bene. Fatto in casa. Fatto. È mattina. Come mai è mattina? È mattina perché ieri eravamo stanchi. Dopo il Krampus abbiamo pensato, cazzo, ma dobbiamo fare 3 ore di strada prima di tornare a casa. Forse è meglio se partiamo. Forse magari non restiamo a vedere i Duir e i Windrose. Se no arrivavamo a casa adesso. E mi dispiace tantissimo. Non ho mai apprezzato andare via a metà concerto, però ci sono state quelle volte che veramente, no? Cazzo fai, te devi andare a un certo punto. Non vorrei dire che al concerto dei Sun ce ne siamo andati dopo 8 minuti. Vabbè, quello era diverso, quello era veramente diverso. E una, sì, anche degli Earth. Ah, è vero. Però... Ah, vabbè. 2-3 pezzi li abbiamo sentiti degli Earth. 2-3 che duravano 10 minuti, però sì. Quindi si può dire. Mezz'oretta l'abbiamo visto. Vabbè, il sud non eravamo pronti. E adesso che lo so, non penso che li andrò mai più a rivedere. Ma sti cazzi. Cioè, ti rendi conto che i miei colleghi, diciamo, di Grind on the Road, tutti hanno detto: ma scusa, non ti hanno dato i tappi all'ingresso? No, è impossibile. Me li hanno dati, non c'era scritto niente. Non c'era scritto che bisognava portare i tappi? No. È impossibile, no.
non c'era scritto un cazzo e non mi hanno dato i tappi, va bene? Questi cazzi. No, anzi, mi hanno detto dovevi informarti. Ma cosa vuol dire? Ma allora vado dalla prima. Metti che io sono single, cioè c'è una tipa, porca miseria, quella lì mi piacerebbe tantissimo. Mi guardo i suoi sex tape. No. No, dov'è la magia dopo? Scusa. Dov'è la magia? Porco Giuda. Mi guardo i suoi sex tape. Quindi a un certo punto. Tornando al discorso. Sì. Ce ne siamo andati. Ce ne siamo andati perché era veramente tardissimo. Cioè tardissimo, le 11 non sono tardissimo, sì. Però se devi fare terrore di strada. Cioè siamo comunque arrivati a casa alle 3. Sì. Andiamo a fare colazione da Crystal? Sì, sì. Grande. Dove fanno delle paste, i diplomatici, grossi così. Minchia. Però è stato molto molto bello, è stato molto molto bello. Ci stava molto bene, tra l'altro. Ci stava benissimo, era fuori. Mamma mia, Lombardia fa fresco, una cosa incredibile. No, ma non solo a livello di temperatura, anche a livello di energia. Sì. Cioè si sentiva. Due tipe, fantastiche, fantastiche, meravigliose. Ma anche i due, la coppia al tavolo con noi era molto carina. Giancarlo Giannini? No, Giancarlo Giannini. Lui si chiamava Giancarlo Giannini. Era Giancarlo Giannini. Quello che ho intervistato? Sì. Si chiamava Giancarlo Giannini. Ok. Che storia. Ah, e tu dici quegli altri due... No, io dicevo loro due. Ah, okay. Gli altri due erano un po' strani. No, perché prendevano costantemente in giro la tipa davanti a noi che si faceva i selfie. E lascia che si faccia i selfie, che quella fastidio che ti dà? Quella che batteva sul tavolo. Quella dava fastidio. Dio, sai. Cioè, la tipa davanti a noi, durante tutte le canzoni, batteva dei tempi... suoi. Aleatori, cioè quello aleatori. Che vuole. Sì. Batteva il tempo del suo cuore. Sì, ed era convinta. Era convintissima. Solo che le canzoni non hanno sempre lo stesso tempo. Non siamo andati a vedere i Ramones. Lei batteva fortissimo. Quando magari il tempo passava in levare, lei andava in battere. Quello che voleva. In spagnolo si dice come le sale del cioccio. Bello. Vuol dire come le esce dalla figa. In spagnolo si dice così. Benissimo. Fine. Sì, molto fine. Sì. Però allora, cioè un conto è, c'è una canzone in corso, tu stai facendo un suono che disturba. Ok, ti prendo un po' per il culo perché te lo meriti. Però se ti stai facendo i selfie, ma che cazzo me ne frega? Fatti i selfie, se è una festa, se col tuo moroso è giusto che ti fai le foto. Se le faceva da sola, no? Il moroso le faceva le foto. Ah. Ogni tanto, tipo lei si faceva la foto e poi chiedeva a lui di farle una foto. Ah, strano. No. Il moroso, tra l'altro, sembrava da morire il batterista dei Misotaste. Magari era band lui. Black metal russa. Ah no, forse no. Ti giuro la idea, dopo ce l'ho. Mi segue su Instagram, dopo te lo faccio vedere. Minchia, okay. Identico. Ok. Dopo lo metto anche qui, faccio. No, non è vero, perché non ho la foto di quel tizio. Quindi no, non possiamo fare il confronto. Vi dovete fidare di noi. Sì. E va bene. Bello comunque. Sono molto contenta di essere andata. Molto, molto bello. E soprattutto siamo andati a fare due chiacchiere con i Vexillum. Sì. Uno di loro mi ha detto bella maglia perché avevo la maglia di Fullmetal Alchemist. Tirato su il tatuaggio. Errato. No, gli abbiamo detto cavolo, cioè un concerto vostro da gusto stare davanti a ballare. E loro sì dai, presto. Prossima volta. Che tipo? Sì, che tipo? Sì, la prossima volta voglio stare a ballare. Voglio anche imparare le canzoni perché erano belle. Erano facili. Avalon era molto. Sì, erano facili. Quello l'ho filmato. Bene, ottimo. That's it. Ah no, basta. That's it è come io chiudo, sì, i video. Esatto. Scusate. That's all, folks. Quelli sono i Looney Tunes. Quello è Porky Pig. Porky Pig? Sì. Porky Pig. Porky. Porco maiale si chiama. Sì. Porchetto maiale. Porchetto maiale. Va bene. Basta, state bene. Viva
Viva Satana. Viva Satana, è andata ai cazzo di concerti. Sì.